Oggi vi voglio mostrare come faccio il color grading su DaVinci Resolve delle mie clip della mia Lumix GH6, in particolare quelle con profilo colore Vlog. Questo video non ha lo scopo di mostrarvi quanta malleabilità hanno le clip che escono dalla nostra camera, perché appunto ogni situazione può essere diversa. Quindi mi limiterò semplicemente a farvi vedere qual è il processo che io utilizzo e con cui mi trovo davvero molto bene. Se volete fare questo procedimento assieme a me, in descrizione potete trovare le clip che andremo a utilizzare in questo video. Ciao a tutti, sono Mattia e sul mio canale potete trovare contenuti per videomaker come me. Mi sembra che tantissime persone che guardano i miei video non siano iscritte, quindi vi chiedo di iscrivervi, anche perché per voi è gratis e dà un supporto enorme al mio canale. Intanto che voi vi iscrivete e lasciate like, io mi trasferisco su DaVinci Resolve. Chiaramente la prima cosa che vado a fare è importare le mie clip nel nostro progetto e iniziarla a dividere per profilo colore. Quindi in sostanza vado a creare principalmente sempre due cartelle. Una per il vlog e una per il CineLike D. In questa situazione non ho registrato file in CineLike D perché volevo farvi vedere solamente il processo per il vlog. Quindi io faccio tasto destro sulla nostra media pool e faccio New Bin, che chiameremo vlog, e dove andrò a inserire tutte le file che ho registrato in vlog. Dopodiché vado a selezionare semplicemente i file che voglio importare nella mia timeline. In questa timeline, come potete vedere, le ho già disposte, le ho già anche colorate. Io le clip che inserisco nella timeline gli do un colore preciso, non più per una questione estetica, ma più per una questione funzionale. Ora vi spiego il perché. Come potete vedere, io ho diviso queste tre clip di questo verdognolo e queste tre clip qui di arancione. Queste tre clip qua le ho colorate di questo colore perché appunto sono state fatte in una giornata che aveva una condizione di luce che è diversa dalla seconda. Infatti queste tre clip arancioni sono state fatte in un secondo momento, in una seconda giornata, con un tempo atmosferico diverso. Quando ci trasferiamo nella pagina di Color, vedremo che le nostre clip hanno dei puntini, dei colori che noi abbiamo deciso di dargli alle clip. Questo ci va a dare una mano mentre facciamo il color grading. Infatti io seleziono le tre clip che hanno lo stesso gruppo e dopo che faccio il tasto destro le vado ad aggiungere in un gruppo, che in questo caso chiameremo CST. Nuovo. Ok, fino ad ora è molto semplice il procedimento, adesso arriva la parte un pochino più complessa da capire. Però non vi preoccupate perché vi spiego passo per passo il tutto. Adesso, se andiamo in alto a destra, qua dove c'è clip, possiamo vedere che a differenza di prima, che avevamo solamente la voce clip e la voce timeline, sono apparse due nuove voci che sono group pre-clip e group post-clip. Io principalmente vado a lavorare solamente nel group post-clip. Nel group post-clip io ho solo un nodo attualmente. Ma se vado nella mia gallery, ho creato questo, che è un power grade, che vado ad aggiungere facendo tasto destro, facendogli apply grade. Ora, se non siete esperti di DaVinci Resolve, vi chiederete che cos'è il power grade. Il power grade non è nient'altro che una serie di nodi che sono già stati rinominati, che potete creare benissimo anche voi. Come possiamo vedere, infatti, in questo power grade io ho aggiunto noise reduction, le wheels, che sono queste qua, le primary wheels, le curve che poi andremo a modificare, e la CST barra latte e poi infine gli effetti. Ora ci concentreremo principalmente sul CST, che non è nient'altro che il Color Space Transform. Ci tengo a precisare che il CST è disponibile solamente su DaVinci Resolve, però non vi preoccupate che se utilizzate Premiere o Final Cut potete semplicemente scaricare dal sito di Panasonic la latte di conversione da Vlog a Rec. 709. Quindi tornando a noi, io vado ad applicare il Color Space Transform nel mio nodo CST-latte e qua dobbiamo stare molto attenti perché bisogna impostare correttamente il Color Space Transform. Innanzitutto, visto che noi stiamo usando un file di Panasonic, andremo a inserire come input la voce Panasonic V-Gamut, come input gamma sempre Panasonic, e poi in output Color Space Transform e in output gamma andremo a selezionare Rec. 709, Rec. 709. Quindi, una volta che io ho trasformato il mio Vlog in Rec. 709 grazie al CST, parto con il color correction e color grading. Ok, come potete vedere, adesso ho colorato le mie clip. Ovviamente non ho fatto un color grading eccessivo perché mi piaceva così il risultato. E semplicemente sono andato a dare un po' pochino più di nero dove ci sono le ombre e punti molto scuri. E ho dato un pochino di saturazione e ho ravvivato un pochino di più le luci. Questo metodo è molto veloce perché io colorando una clip vado a colorare tutte le clip che ci sono all'interno di questo gruppo. Però questo non vuol dire che il color grading che do alla prima clip che prendo per fare il color grading può andare bene per tutte le altre clip. Infatti, come possiamo vedere in questo caso, qua il color grading che gli ho dato ci sta, qua ci sta perché bene o male la situazione era la stessa, ma qui
sembra un pochino smorto. Nonostante io abbia fatto un po' di modifiche, potete vedere che ci manca ancora qualcosina. Ma non è un problema, perché adesso noi andremo a lavorare semplicemente su questa clip senza andare a intaccare le altre. Come si fa? Si va qua in alto, dove c'è Group Post Clip, e andiamo a selezionare la voce clip. Lavorando nel sottomenu Clip, noi andremo a lavorare semplicemente nella clip che noi abbiamo scelto, senza così andare a intaccare tutte le restanti clip che sono all'interno del gruppo. Quindi a me adesso non mi è bastato nient'altro che andare a fare un piccolo color grading per avvicinarmi al color grading che avevo dato precedentemente nelle altre clip. E come potete vedere, se io vado a vedere nella voce clip degli altri due clip, io non ho fatto nessun tipo di modifica. Prima di concludere il video, però, vi voglio dare alcuni consigli. Il primo consiglio che vi voglio dare è di inserire il file di LUT di conversione LUT per la vostra macchina fotografica, così di modo che quando registrerete in vlog vedrete direttamente il vostro REC 709 sul schermo della macchina. Un altro consiglio che vi voglio dare è di capire quando usare il vlog e quando usare il CineLight D. Noi utilizzatori di Lumix fortunatamente abbiamo un altro profilo colore tra cui possiamo scegliere, diciamo che è valido tra virgolette, che è il CineLight D. E il CineLight D io lo vado a utilizzare in tutte quelle situazioni di scarsa luminosità, perché ho potuto appurare che il CineLight D ti dà un range dinamico che è leggermente maggiore rispetto al vlog. Ragazzi, il video finisce qui. Io spero di esservi stato davvero tanto d'aiuto mostrandovi il mio processo di color grading su DaVinci Resolve. Vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale, e se avete dubbi o domande di lasciarmi un commento. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!